Eccoci qua per la puntata. Ma tu sei pazzo! Eccoci qua per la puntata numero 47 della Farm Green River di Federico Bar. Credo che siamo all'ottava. Ah. E salve. Comunque. Ok, ok. Allora. Oh, però ci ha quasi preso sul nome al 50%, per cui apprezza già quello. Allora, sì, no, Bana ci spiegherà tutto dopo, però, aver allora salutato Trebiuccio. Federico, ma... Sainz se ne va. Dimmi. Dov'è Sainz? Aspetta. Qui faccio il taglio. Qui faccio il taglio. Ciao driver. Zac, zac. Rifacciamo l'intro da capo? O... No, taglio. Non te fidi dei miei tagli. No, vabbè, comunque prima di dire tutto ciò ho cambiato... Così. Ho cambiato il garage che è dietro di te e adesso ci sta dentro anche il John Deere. Il garage quello grigio. Ah. Eccolo. Beh, insomma, vabbè. Però c'è da trinciare, però prima andiamo a ritirare il nuovo carro. Michele, se vuoi prendere il camioncino, prendi io. Cazzo ne vuoi. Io questo visto che sta già la porta aperta. Appunto. Dai. Bossini RA 400. 400. Bossini RA 400, 4 assi, un carro si può dire con le controbiglie. Lo possiamo dire un carro con le controbiglie? Una trincea su ruote. Ecco. Dove lo possiamo trovare in questo carro? Bisogna contattare Vitali e per quello che arriva a dire no, non dico cagate, scrivo Vitali. Poi certo, se non te sai esprime e non si sa quello che scrivi, è normale che la gente vabbè, risponde. Pure quello è un problema. Raga, dovete sapervi pure porre nel chiedere le cose, Allora, però, hai visto che ci ho azzeccato con la doppietta? Te lo dissi che tu non ti alzavi la Ferrari facendo la doppietta? Guarda più i Gran Premi. È vero. Il Gran Premio. A parte si è alzato, per me ha fatto l'after hour. Ha fatto tutta una tirata. Michele, Trebbia, tu ti sei alzata alle 4 per vedere la Ferrari? Beh, possiamo dire però che per Trebbia ha visto i suoi orari, per lui svegliarsi alle 4 sono qui squiglie. E svegliarsi tardi alle 4. Sono quaglie, lo possiamo dire per Trebbia, sono quaglie. Per lui svegliarsi alle 4 significa fare tardi. Esatto, ciao Ale Meloni. Io ho messo la sveglia, esatto. Dice pazzo. Pensa un po' la sveglia delle 4. Comunque... che ti fa tichipidi, tichipidi. Vabbè, mi sveglio a un quarto alle 5 se devo andare al lavoro. Tichipidi. E peraltro non mi sveglio presto, vai tranquillo. Tichipidi. Michele, ma sai che devo mettere la jeep delle scorreggiate ammeggianti che per Michele... Davvero? Ah, ok. Per Michele, la trincea poi è quella centrale. Vabbè, tanto scarico prima io. Ok, sì, la vedo da qua. E per Roby, tira dritto. La vedo sulla mappa. Chi sarà mai? Allora, mamma mia, che emozioni, che domenica di emozioni, Bana. E non è la ancora... va 10, vero? E non è ancora finito, Bana. Nel pomeriggio, Bana, c'è la MotoGP, Bana, con... Che nel pomeriggio lavoro, quindi alle già di base lavori, non me ne frega niente. Ti puoi fermare un attimo per vedere il Gran Premio? No. Ma nemmeno se ti porti il tavolo. Ah, c'è la MotoGP oggi pomeriggio? Sì, alle 3. Ma poi non me ne frega un cazzo. Ciao, Jenny Farmer. Ecco, vedi, un'altra utilità di questo suono. Buongiorno. Federico. Allora... Buongiorno JD Farmer, buongiorno JD Fa, buongiorno JD Fa, buongiorno JD Fa, buongiorno JD Fa. Che bello il carro di Michele! Modab. Ma c'è per console? Teoria sì. A Paolo, che c'è per console? Vabbè, Paolo? Non avevi necessità di trinciare l'altro angolo, però. Federico. È entrato in modalità cosplay, Federico. Che lavora di merda? No, che trincia un po' a caro. A Federico. Com'è che si... ok, così. Ecco, questo carro qua è come dici te, Michele. Quando fai la retro non blocca gli assi. È tempo di cambiare e di spiccare. Vabbè, il volo. Effettivamente con 4 assi. Con un 4 assi, effettivamente, se blocchi le ruote scoppia tutto. Però, oddio. Vabbè, Federico. Beh, oddio, in realtà qualche 4 assi lo blocca. Quando quello la finisce al rosario, direi che... Sono giapponese. Di ecco, amore bravo. Bana, se dico amore Farmer. Eh? Tu chi c'è là? Oppure G di amore. Non lo so.
Che meglio, Jedi, Jedi Amore o Amore Partner? Ma secondo me non vuole l'amore, però... Non vuole epiteti, eh? Non vuole le, non vuole epiteti. Non vuole peti. Non vuole peti. Vuole il suo nome. Comunque questo carro qua, torniamo... ah, okay. Tutto capiente come l'ho messo io, sono 46.500 litri. Porca miseria, Peru ha mandato un vocale venerdì, lo devo sentire. Vabbè, fai sì, passare 6-7 anni. Sì, finirà come l'altro vocale. Chissà che mi dirà. Dove vai? Che stai facendo? Che stai facendo? Non funziona più. Non funziona più. Togli la GPS. E rimetti la GPS. Togli e rimetti la GPS. Cioè, spegni le riaccendi, chiamala come vuoi. Oh, bravo, Bana, così si risolve. Così si risolve, Bana, si vi parla uno. Giochi con questa GPS dal 19, non l'hai neppure capito. No, non me lo ricordo io, non me lo ricordavo io, Bana. Passiamo di grazie al Bana che mi ha mandato delle notizie su cose per rimpolpare un po' un mod de news e moscio. Invece Bana mi ha rimpolpato parecchio, mi ha dato 7-8 rimpolpatine che... Altro che l'altro Unimog. Bana, dimmi che l'ultimo che mi hai mandato si chiama Verricello Idraulico, perché io l'ho chiamato così. Sì. E sì. Ci ho azzeccato. Allora, ciao Domisole. Stavolta non ci topano, non andavo. Vai. E se citofano stavolta risponde il Bana. Allora. Dove tanto arriveranno a chiamarlo. Presto Bana, venghi. Ma sai che ma sai che giocare in multi è una buona idea? Ci sto pensando anch'io per il mio canale. Appunto. Ci ma Roby, ma tu quando annunceranno il prossimo farming? Smetti di giocare. Capito, noi non caghiamo fuori video, cambiamo con l'aria. Esatto, io ben anno non lavoro più, capito? Quando non c'è la farming smetto di fare video e vivo di rendita, così. Sì, no, ma poi, cioè, volevo rispondergli, che poi è lo stesso. Ma io ti ricordo quando è uscito il 22, che a pochi mesi di distanza dall'uscita del gioco c'era chi ti chiedeva, ma non porti più farming 19? Esatto. Il 22 lo porteremo, ve lo dico, fino al giorno prima del quando avrò farming. Quindi ammesso che mai mi daranno un'anteprima, perché... Ammesso sapete che la gente che fa la critica costruttiva, oggettiva, che dice le cose come stanno, non è ben vista. Non è ben Windows. Però comunque, vedremo. Per i più attenti, qua io ho tolto gli alberi. Per un motivo che vedrete poi, sì. Perché poi l'angolo di là, quello che per ora non ti ha fatto trinciare, sì, sparirà. Qua fai la testata, Roby. Allora, come? Stamattina c'è una testata sulle palle. Hai detto il generico farming senza specificare, quindi potresti intendere anche farming kids. Lei è simpatichetto, no, dottor Strice. Deve essere un farming su PC con i trattori veri. Lei è simpatico, dottor Andstrakenbügen. Ma io adesso ti faccio una domanda. Pure tre. Ma che necessità avevi di reimpostare la GPS, che tanto poi torniamo sul lato dritto? Che ti dico? Fedeli, a quanto stai di capacità? 62. Più uno lo da dove dico. Metti uno sta. Costa 97, 98, 100. Dai, che non sei tempo da parda. Hai fatto la pardi? Dai, non lo so. Non sei tempo da parda. Da pardo. Non sei tempo da pardo. Allora, se tu seguissi il calcio, Michele, adesso mi Pardo non è un commentatore. Bravo, adesso mi avresti detto che ha fatto Pierluigi Pardo. Il nome non me lo ricordavo. Ti segui sto calcio? Dai, io al massimo ti potevo dire il Ghepardo. Michele, Federico, stasera c'è l'Italia. Ma io lo conosco solo perché su qualche peso FIFA, non mi ricordo quale, faceva il commento. Michele, solo Federico, per quello lo conosco. Michele, Federico, stasera c'è l'Italia. Aspetta. Ma che cazzo se ne frega? Aspetta, no, volevo. No, non si dice dell'Italia. Speriamo vada bene, però non è senso. Però sì, diciamolo. Siamo in America a fa una tournée, mica. America. Sì, in America. Sì. Ma va a finire come in vacanza in America, che parte della squadra, lascia il ritiro e se ne va a Las Vegas. Esatto.
Io so. Ah no, so. Allora. Sì, che poi succedono cose assurde. Tipo, trovano, rimorchiano due in un locale, poi non si sa queste dove li portano a casa e li portano a conoscere i nonni. Sì, i genitori. Sì, cose assurde. E se fanno la briscoletta? Tonno, tonno. Io mare. Facciamo su e giù o facciamo ancora testata? Vicino del capo. Capo. Sì, il palo però puoi anche evitare. Facciamo l'altra testata? Fai su e giù. Faccio su e giù, ok capo. C'è la macchina, c'è la... No. C'è un palo. C'è la macchina. Però è un po' difficile far manovra con quella trincia lì. Sì. Sì, in effetti i cingoli non aiutano, infatti la terra... No, non è tanto i cingoli, è la lunghezza. Ma perché appunto, essendo lungo, quei cingoli... Sterzata, sì. Fa cagare, sì. Vengi, Bana, vengi, 97. Ciao, Ego, buona domenica. Infatti, spero me la fanno anche gommata. Ciao, Max Selby, buongiorno. Vabbè, già per questo è già qualcosa. Ma in fondo ci sono già abbastanza contenuti di default, a che servono nel mondo? Ma sì, ci sono già tanti contenuti di default. Allora, ma perché? Uh-huh. Ha fatto un pezzo storto. Quello. Allora. Dimmi che tu però mi puoi dire tutto quello che vuoi. In che senso? Dependo sempre, indistintamente. Niente. Non sto smanettando sul PC a caricarlo. No, per niente. Però è bello, la GPS ha un valore etnico culturale. Etnico culturale. Allora, enogastronomico. Sì, enogastronomico. Ti penso sempre. C'entra enogastronomico. Ti penso sempre. La famosa GPS DOP. Esatto. Ma Michele, una domanda. Ma stiamo registrando tra di noi o stiamo in live? E sai che non lo so, effettivamente. Perché credo che siamo sconnessi, perché la chat è ferma. Quindi credo che siamo... Ah, in quel senso non riuscivo. Credo che siamo a registrare per cacchi nostri. Probabile. Vabbè. Allora, datemi un attimo. Ti devi dire 180 Fiat. APA. E che si sono alzati tutti alle 4 per vedere la gara, e quindi sono tutti un po'. Capito? Tutti un po'. Ho trovato una scorciatoia io intanto. No, qua. Non avvicinarti. Allora. Se vuoi c'è un calcetto, no, te lo no, grazie. A calcetto non c'è gioco da una vita. 2000, no, il calcetto. 2004 o 2005? Sì. No, forse 2000, no. Io. Aspetta, forse 2007. Si usavano ancora i palloni di cuoio. No, io stavo sempre in porta perché ovviamente non c'avevo il fiato per correre. Quindi sempre in porta. Io ho risolto il problema, non ci giocavo proprio e risolto. Io stavo sempre in porta, minchio. Stavo sempre in porta. 85. Stavo sempre in porta. Sto spingendo la nella trincea. Spingere. Sì, vabbè, dagli un paio di cose in su e... Vediamo se arrivo fine, è pieno. Tipo. In pratica il mio carro fa, con le due testate fa una testata, cioè fa un'andata giusta. E non ho modo che aumentano il raccolto. Sì, io sono d'accordo, è bello essere senza filtri, ma Twitch e YouTube non la pensano allo stesso modo. Cioè, noi al bar potremmo essere come ci pare, ma... ma invece l'audio a me che came frega, che mettete a volte da dove arriva? Quella è la Ornella Vanoni. Che... beh, non possiamo dirlo. Esatto. Vabbè, cercate che tempo che fa con lei e capirete il video. Non lo so, Ste, perché io non sono andato mai via due giorni. Però probabilmente pulirei tutto anch'io.
A parte io sono proprio un maniaco della pulizia. Vogliamo sentire io. Sì, mia madre deve lasciare casa perfetta anche se deve andare via solo un paio di ore la mattina. Capito, deve capito. Ciao alle 88. Questo sono io che pulisco. No, non penso. La scopa, sì, è la scopa. Sì, la sbatti un po' troppo della scopa. E sì, sul battiscopa, no? Scusa, si chiama apposta a battiscopa, se non c'è batti la scopa. Allora sfondalo, che cazzo devo dire? Allora, dai, Michele, torniamo a ballare il conga. Oh, andiamo a ballare in Congo? Anche. Ah, ok, no, Federì, meglio non cercare certa roba che poi i cuchi ti indicizzano solo quella roba lì, dice GD. Vabbè che poi ci aprite Instagram, meno male, sono i classici meme che adesso fanno. Quando si sta al pubblico è giusto avere un comportamento consono al pubblico, esatto Stefano. Vi piacerebbe se mi chiamaste per un intervento, arrivassi e inizierei a dire cazzo per tutta casa, porcare, ruttare? No, infatti. Bene. Inizia a capire perché ti muore il basilico se ci pisci sui vasi. Allora, oh, non l'ho inventato io il detto pisciare fuori dal vaso, eh. Vuol dire qualcuno ci piscia entra sto vaso. Raga. Solo allora, che quello lì, dopo aver capito che moriva la roba. Ma il vaso non è quello dove ci metti le piante. Il camion disse buongiorno. Il vaso nel senso col cesso? Il trono. Va bene, comandante, grazie. Bacetti al comandante qua. Noi non vediamo cosa sta indicando. Lascio col dubbio. Potrebbe, ve lascio col dubbio. Più che altro il dubbio ce l'avrà il comandante, perché può immaginare di tutto. Il comandà. Chissà che live ha aperto Micheletto. Guardava una signorina in bikini con i capelli rossi? No, anche perché era italiana. Ma non so neanche allora, chi era. L'altra mattina ho aperto una live a caso per curiosità, per sapere chi sta in live di mattina in contemporanea. E stavano a disto fatto. Io non so perché, ma mi sono immaginato il commento l'avesse scritto Diego. E casualità l'ha scritto Diego. No, vero? Ma più che altro io stavo anche per dire, no, Michele non è Diego, è appunto. Sì, tolti gli animali strani sottofondo. Che cazzo di animali vedi? Appunto. Mi sto a limonare. Da solo? Quindi quello è il suono dell'auto limonata? Ah, ok. Allora, cioè, vedi, te soffochi perché devi la lingua. Michele, non sto benissimo. Più che altro ci fa togliere due costole. Ecco. Non posso, c'è il fegato grasso. Limonati, non altro. Ah, scusa. C'è il fegato grasso, c'è proprio le costole grasse. Ah. Cosa vuoi intendere, le ossa grasse che non esistono? Ho lo scheletro pesante. Lo scheletro grosso. Fermo, fino. Bussano a quest'ora del mattino. Chi sarà mai? Mai. Vedi, ho fatto bene a non metterlo, almeno lo dite voi. Chi sarà mai? Per forza, tu non l'hai. Appunto. Tu non l'hai messo, bisogna adattarsi. Dove cazzo siete? A dire. Qua. Sono giapponese. Ecco. Allora. No, non ho chiesto cosa sei, ho chiesto dove sei. Arriva Michele, Federico. Sì, Michele. Arturo. No! Cartolina! Kiwi. Cartolina! No, stava di Kiwi, Arturo e Kiwi, quelli del pranzo. Ah, quelli che fanno... No, è una cosa molto... Un bel piatto di catrame. Allora... Come? Il piatto di catrame? Vabbè, come quello Siamo arrivati al punto che ci dobbiamo mangiare i piatti di catrame? Sì, sì, Di sicuro più salutare le grill. Beh, insomma, parliamone. Ma, oddio, salutare nel senso che lo mangi e poi saluti il mondo? Sì, saluti il mondo. Un bel piatto di lasagna. A posto della besciamella ci metti la pece. Poi dopo faremo anche l'angolo cibo, E se cominciamo a parlare adesso di cibo. Sì, e beh. Poi per 40 minuti muori. Michele. Ta ta ta. Mi sa che Federico non ha letto la chat. Io ho fatto soprassediato. Soprassediato. Soprassediato non esiste. Che prendi una sedia e la. Sì, no, l'ho letta adesso. Vuoi assediare qualcosa da sopra? Che vuol dire?
siamo lenti a portare un carro. Beh, mi sono fermato anche a compattare, cioè non è che... E che siamo qui a pettinar? Ci vorrebbe un quarto. Io non... Mo Federico me ci manderà, però siete lenti, era Federico che non arrivava. E cosa vuoi, anche te un quattro assi? Bellino quello che oddio, di quello potrei prendere il è vero che rispondesse in modo molto peggiore. E che bellino un hamburger di Miguel. Basta prendere il 3 assi che tiene, non so. Ma non so se ma ce la fa questa a tirarlo il 4 assi? Tiene 50.000 litri, no, dovremmo fare cambio, penso. Ma bravo, cosa Diego. Cazzo? Ma io non sono pieno. Scusi. Io so compattare bene. Non lo so, ha fatto tutto da solo. Io c'era il cruise control, per cui manco a dire che ho accelerato. Perché lui tira indietro. Ah, perché ha girato il tubo là. C'era il tubo. Pensavo fosse stessi andando via. No, no, è che almeno ho raddrizzato il tubo. Aha. Il condotto. Aha. Il canotto. Aha. Vuoi anche l'ultima o evito? No, evitiamo. Ho appena scoperto che non si trincia nei lampioni. Vero? Ma va? Anche perché spacchereste tutto. Diego, ma perché mi vuoi rovinare domenica a tutti i costi? Diego, ma noi glielo da mo' che le diciamo sta cosa. È lui che glissa o si rifiuta esplicitamente di farlo. Ma io non ci voglio manco testa sulla trebbia con la GPS e metto a far carrista e compattatore. Ma poi adesso no, io adesso vi faccio. Cioè, c'ho due carri volendo, c'ho anche quello piccolino, così nel dubbio, anche se porta poco, se si perde, sono cazzi suoi. Però, cioè, io non voglio poi andare a recuperarlo dall'altra parte della mappa. Tu non vuoi girare quello del canale. Balle di insilato per tutta la vita. Balle di insilato per fare l'insilato. Penso che un sogno così non ritorni mai più. Io ingoiavo tante pasticchette blu. Tutti insieme. Ecco. Allora. Troppe non fanno bene. Robby, sì. Dove stai andando? Poi se ne prendi troppe il cuore fa. Poi d'improvviso venivo dal bana rapito. Sì. Uno, due, uno. Vabbè. Allora. Cos'è un modulo strano? No, stavo. Sì. Stavo facendo anche altre cose. Il modulo del calcetto. Mi ricordi una cosa che raccontò Maurizio Mosca, ma non si può. Non si può ridere. Forse JD si ricorda quell'aneddoto. Mamma mia, mi sento tutto un fuoco. Mi sento Tony Fuoco. Tony chi? Fuoco mi sento. Grazie. Senti, ma quando agganci le GPS sei capace di metterti via subito dritto che non no, sbagli. No, hanno dato una penalità ad Alonso. Che è successo? JD, parlaci. JD, parlaci. Parlaci. Arza di cornuto. GD, Michele, non vedo l'ora di stare in una stanza con te a parlare di questi problemi del mio PC da risolvere. Ma tu non hai la più pallida idea di quale potrebbe essere la causa di quel problema? No, poi te lo dirò. Hanno le prove che ha frenato in anticipo provocando l'uscita di Russell. Pazzolina. Allora, che ha dovuto infatti, e cosa vuol dire? Uno frena e l'altro esce. Cosa vuol infatti, dire? Infatti ha dovuto inchiodare e si è cappottato. E infatti abbiamo rischiato. Si è cappottato. Abbiamo rischiato che la vittoria Ferrari venisse rovinata dall'incidente di Russell, che meno male non era grave. Fosse stato qualcosa di grave, nemmeno avremmo potuto festeggiare, perché Russell si è ammazzato praticamente all'ultimo giro. Però ora pare che sia la colpa di Alonso, che gli ha frenato. Fanno bene le Mercedes quest'anno. Oh sì. Sono al 90%. Sì, stavo spianando un po'. Sono giapponese. Ah. 98.
Arrivo, 9, sto uscendo. Pieno, si fermi. Allora. Eccolo. Allora. Partiamo? Vadi. Senti come sale Michele, senti come sale. Da tanto tempo che Michele, cosa facciamo? Michele. E niente, è partito con l'altro. Non fare lo stronzo, di che commissariato sei? Mamma mia. Ciao. Sì, Robby, quando vuoi svoltare. No, poi... scusate, stavo. Allora, ma ho letto bene, caro driver, era di prima e seconda. Hai letto bene, caro driver. Hai letto proprio bene. Do you have reader? Godetevelo. Godetevelo oggi, perché insomma risuccederà fra 7 anni. Però insomma è un po' come le congiunzioni astrali strane. Da come si è visto subito sembrava più grave, poi alla fine si è messo così per colpa delle ruote che si sono conficcate sotto la spalla. Esatto. Meno male che non è stato grave. Senti come sala. Senti come sala. Sì, la pasta, l'acqua. Yeah. Comunque fino adesso 656.000 litri. Do you want a mi kiss? Mi ha tolto il mio coglioni. Do you want a kiss to Mo? Bocca anzi dice Mont, Michè. Mouse è quello che uso per... quello è il sorcio. E quindi mouse. Mouth. C'è la... Mouth. Lo devi pronunciare come se lo leggesse Jovanotti. Mouse. Do you want a kiss to the mouth? Oh, signore dell'universo, ascolta questo figlio disperso che ha perso il filo, che non sa dove e che non sa neanche più parlare con te. Sì. Diego Raffi dice: oggi pomeriggio al lavoro e non vedevo l'ora e. Come in due. Quindi oggi un'apertura domenicale. Diego, come mai questa scelta? Avete dei altri tornei di carte marziali? Di carte marziali? Si chiamano quei tornei che la gente si mena con le carte? No, non penso si menano con le carte. Sì, se le lanciano comunque, tipo... Sì. Tipo stelle... No, dicevo, col mouse puoi alzare il primo asse, Michele, quando è vuoto. Ah, chi lo sapeva? Sì, perché l'ho usato io l'altra volta. Torneo di Dragon Ball. Dragon Ball. What's you? Goku, I don't see. No, che c'è Stefano. Ah, beh, giusto. È obbligato perché è una storpiata di brutto. No, la stavo cantando in inglese. Sempre perché c'è Stefano. È storpiato, stava cantando in inglese. Quello è inglese, guarda, me coglioni. Dragon Ball. Dai, questa parte qua ce la siamo mangiata, manca l'altro pezzo. Vediamo se riesco a fare la curva senza dover farla retro. Ah, ok, Trebbia. No, sinceramente mi aspettavo magari qualcosa dovuto al peso. Invece, vabbè, peccato. Sì, peccato, vai un po' più indietro. Ah, ecco. E poi forse adesso converrebbe iniziare a prenderlo in questo verso il campo. Un attimo, sì, perché è più lungo. Allora. Sì. Ah, no, non, a me pareva qua da un po'. In fondo al maretto, in fondo al maretto, c'è Micheletto, tutto perfetto, in fondo al maretto. E al maretto. Se mi immagino 8, Michele e Sirena, cioè sotto 100. Pesce e sopra Michele. Vabbè, gli spiriti. Oppure che al posto della testa c'ho un allarme. Ah, sirena, yoi. Ho capito. Raga, guarda me sta nuvola, ma com'è? Sì? Arriva quella cosa che chiama pioggia, ma che da allora, te non sapete che cosa sia. C'ho proprio il mio meteo, c'ho il mio meteo sotto, dice alle 12 sole, alle 13 sole, 14 sole, 15 sole, 17 sole. Quindi non può essere, sarà una nube passeggera. Ogni tanto ci sono queste nuvole passeggere che
quando camminano fanno, se perdono, che quando camminano fanno na 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 na, ballano così, na na na. Robin Hood? Perché è bellina, anzi mo la metto so, come GIF, è bellina la musichetta di Robin Hood, è bellina, mo la mettiamo, solo che non so che mette visivamente. Oh raga, Michele mi ha trovato, non si, si riesce a trovare la cosa di quella lì di Little John che balla con la panza dell'orso. Bellina quella, bellina, simpatica per tirare sul morale, visto quando uno fa una spina nell'ano che c'è il morale giù, invece tu gli mandi capito? Quindi... Ma l'hai vista la GIF quella lì che ti ho mandato del cane? Come no? Quella è da mettere, quella è da mettere. Mo cambiamo un po' di GIF. Mo oggi un attimino smanetto. È bellissima quella. Oggi smanetto un po'. E... Io non immaginavo volessi mettere anche quella della diarrea esplosiva. Però sì, piccoletta così, cortina, la mettiamo. Casa marrone. Sì, chiudo il cancello che era sul recuperazzo, no? No, che io da là entro, boh, no. Fai il giro della strada, tanto arriva di là. Va bene, no, perché non sono mai andato di là, non ho capito cosa sta strada. Allora te l'ho lasciato aperto. Di là o di qua? Dipende dai momenti. Spero per lui che stia più di qua, perché c'è molto tempo. Arriverà Micheletto in mutanda a abbracciarci alla grande. Cosa? Allora, aspetta con l'ascello dei peletti. Ma che cazzo vuoi? Sono giapponese. Ma sto scontato, dove sta la zuppa d'alto. No! Non me ne ho accorto, stavo mandando il sonno. Mi sono scordato dove... Ma perché la GPS lasci i peli? Perché... Oh, sali su sto carro. Allora, intanto dice a Mirko 93, mi dice, oggi una cosa che farebbe morire Robby, la raclette. Cos'è la raclette? Qualcosa con lattosio, sicuramente. O è la clerici, o... Pane, patate, panel, food cute. No, che ho scaricato. Ho scaricato un'altra trincea. Fermo. No, a scaricare. Sali sul trattore come passeggero, vuoi venire a scaricare? Gli porto la. Gli riporto la trincia a casa a Migano. A chi? Tanto è qua, non devi andare da nessun'altra parte. Migano. Facciamo quest'altra strada, visto che dice che c'è quest'altra strada. C'è un fiume, lo chiamo Sacano. C'è un cancello grosso verde. È bello Sacano come nome. Formaggio da fare sciogliere con le patate, dice Mirko. Ai. Ma sai che mi pare che... Ma è un piatto tipico... Ah no, quella è la poutine, quella canadese. Che non è né una parolaccia né un politico si chiama così. Esatto. È un piatto è praticamente il piatto tipico del Canada. Guarda che adesso tingo. Piano, bestia. Boing. No, lui sai cos'è? Ha visto il cassonetto. Lui l'ha puntato e è andato dritto là. Io adoro i cassonetti. È il richiamo della natura. Ve l'ho mai detto che adoro. Adoro il profumo di tette la mattina. No. Adoro il profumo da monnezza di mattina. Allora, guarda, svegliati da volare le fiamme. Se vuoi. Allora, Federico, intanto noi andiamo andiamo 4-4. Cos'è il numero di telefono 144? Andiamo 4-4. Mamma mia. Andiamo 4-4.